SCP-015 è impossibile da spostare e deve essere quindi contenuta sul posto. Deve essere sempre mantenuta un'area libera di almeno 2 metri attorno all'intera struttura contenente SCP-015 e nessuna struttura di nessun tipo deve essere messa a contatto con la struttura di contenimento di SCP-015. È possibile approvarne l'esplorazione, ma solo in gruppi da 3 con funi di sicurezza e tracciamento tramite GPS. Qualsiasi protuberanza deve essere chiusa e sigillata immediatamente, con la nuova area registrata e smistata. Non devono essere mai fatte azioni violente contro SCP-015. Non è permesso portare utensili meccanici o elettrici in alcun punto dentro SCP-015. In nessun punto di SCP-015 si deve fare alcun tipo di manutenzione o di riparazione. SCP-015 è una massa di tubi, sfiati, caldaie e altre varie tubazioni che riempiono completamente un deposito in... Le tubature sembrano crescere quando non sono viste, cercando di collegarsi alle strutture vicine tramite sistemi di fognatura o tubature sotterranee. SCP-015 contiene, a quanto verificato attualmente, più di 190 km di tubazioni, che variano in diametro tra 2,5 cm fino a 1 metro. Alcune tubazioni sembrano nuove, mentre altre sono arrugginite e hanno perdite. I tubi sono fatti di ossa, legno, acciaio, cenere pressata, carne umana, vetro e granito. Non sono stati trovati tubi di piombo, PVC, rame o altri materiali tradizionalmente impiegati per la realizzazione dei tubi. SCP-015 reagisce ai tentativi di riparazione o di manutenzione agli attacchi. Qualunque persona che agisce violentemente, che porti con sé attrezzi o che tenti di danneggiare o riparare SCP-015 in qualunque modo, scatenerà una reazione. Tutti i tubi vicini al soggetto esploderanno, spruzzando sul soggetto per diversi secondi prima che il getto improvvisamente si fermi. È stato riportato che i tubi contengano olio, mercurio, ratti, una specie di insetti non ancora identificata, acqua marina, vetro smerigliato, interiora e ferro fuso. I tubi continueranno a esplodere attorno al soggetto fino a che questo non muoia o scappi. SCP-015 è stato isolato alla sua area corrente dopo che si era collegato ad altre 11 strutture nella zona. Attualmente 11 persone sono state uccise e altre 20 sono scomparse. Sono state riportate urla e colpi forti provenienti da SCP-015.